Partecipando ad un concorso ambientale, un bambino dell'elementare una volta scrisse un tema che si intitolava così: Il mondo è tutto attaccato. Ed è proprio quello che è emerso oggi dal nostro tavolo, quello sulla mobilità sostenibile, dove si è ragionato su come tenere insieme le varie tematiche che sono connesse allo spostamento delle persone. Nel caso specifico allo spostamento casa-scuola, cioè c'è la tematica della sicurezza stradale, la tematica della redistribuzione dello spazio pubblico, la tematica del trasporto pubblico, la tematica delle emissioni di CO2, dell'inquinamento, dell'urbanistica. Insomma, tutti questi temi sono molto molto legati ad un tema in particolare che è quello dell'efficienza dello spazio, cioè rendere lo spazio pubblico più efficiente per lo spostamento delle persone vuol dire in realtà intervenire in maniera adeguata, sostenibile e nuova su una serie di altri temi. Ed è quello che noi avremmo pensato proprio di proporre nelle linee guida che il Ministero dovrà emanare per l'educazione ambientale, cioè una serie di temi e azioni che permettono agli studenti e ai loro insegnanti di lavorare sinergicamente su aspetti multidimensionali della mobilità. Quindi non solo sul spostamento in automobile, sullo spostamento con il bus oppure semplicemente sui tempi di percorrenza, ma tenere presenti quali potrebbero essere i miglioramenti complessivi che nuovi stili di mobilità suscitano negli studenti e nella popolazione in genere.